benvenuto. Ciao, ciao. Allora, benvenuto a Palermo, ovviamente. La prima cosa che ti ha spinto ad accettare la scelta di scendere in Serie B e poi se sei pronto per il ruolo da chioccia che ti è stato riservato dietro un portiere giovane come Posares. Vabbè, la categoria obiettivamente non conta, perché quando ti chiamo a Palermo, insomma, 36 anni può essere solo che una grandissima soddisfazione. Mi hanno cercato, mi hanno voluto, quindi per me è stato abbastanza semplice, tra virgolette, accettare. Io sono pronto, farò quello che il mister avrà bisogno, farò quello che la società ha bisogno da me, facendo il massimo come ho sempre fatto, mettendomi a disposizione, poi vedremo come andrà. È stata una trattativa da montagne russe, eri vicinissimo, poi la frenata, alla fine la fumata bianca. Come l'hai vissuta? Ma dovete capire una cosa, è 14 anni che sono stato in una società, in un paese molto piccolo, quindi insomma una famiglia grande, quindi quando si fanno delle valutazioni così ci vuole un po' più tempo, è normale. Mi sono dovuto confrontare con la mia famiglia e tutto, però abbiamo accettato tutti con entusiasmo, quindi adesso siamo lanciati in questa avventura che sarà splendida. Obiettivo Serie A, immagino. Ma direi che dobbiamo fare il massimo, dobbiamo cercare di riportare questa città nella categoria che merita, normale. Io la Serie B l'ho fatta per un bel po' di tempo e so che non è semplice, perché anche l'anno che abbiamo vinto con il Sassuolo abbiamo avuto per tanto tempo un vantaggio enorme di 15-16 punti, che abbiamo vinto l'ultima giornata, quindi dovremmo lavorare e combattere ogni partita, perché sappiamo poi che quest'anno la Serie B si è alzata molto di livello, ci sono grandi piazze, però speriamo di essere protagonisti. Qual è la tua idea di Posavec e in cosa puoi aiutare questo ragazzo? Io credo che facciamo tutti parte di una squadra e abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Posavec l'anno scorso è stato comunque messo, è entrato in campo, comunque è giovane, ha fatto un campionato dove comunque la squadra obiettivamente aveva delle difficoltà, quindi non è semplice, però ho visto in lui delle grandi potenzialità. Adesso avrò modo di conoscerlo in allenamento, ci conosceremo e io, come ti ripeto, sono a disposizione, ho molto entusiasmo, tanta voglia di rimettermi in discussione anche personalmente, perché dopo 13 anni comunque è normale che un po' uno si possa sedere, però da questo punto di vista avrete la mia massima disponibilità. Bello monte a chiudere, grazie. Nella stagione 2014-2013 hai avuto modo di subentrare a Consiglio. Che impressione ti hanno fatto i tifosi rosanero e comunque l'atmosfera Renzi Palermo? Ma allora, ti dico la verità, non lo posso dire proprio a parole vere, però comunque insomma ero molto emozionata, mettiamola così. E è stata anche uno, penso, perché comunque negli ultimi 3 anni obiettivamente non è che abbia mai giocato tanto, quindi tutto sommato è stata anche forse una delle ultime partite in cui ho giocato. Sono entrato in un clima caldo, poi segnò Belotti al 94esimo, credo. Ma non c'è niente da scoprire, insomma, si sa che Palermo è una delle piazze più calde d'Italia, e c'è grande voglia di affrontare questo avventura. Grazie.